Eccoci qua ragazzi, bentornati al canale di Danix, torniamo con un nuovo video, siamo con VRC, primo VRC delle stesse sviluppatori degli altri precedenti capitoli, mi avete detto di portare anche questo, quindi eccoci qua, pronti per iniziare il campionato. Allora, sembra che funziona bene questo qua, non dà rallentamenti come negli altri che abbiamo visto, però c'è un problema strano, secondo me è un bug. Se vado a fare il campionato e seleziono la Subaru come macchina, crasha, si chiude completamente, quindi non so per quale motivo. Tra l'altro, andando a selezionare le altre macchine, non lo fa. Quindi niente, la Subaru non la prendiamo. Vabbè, comunque non era neanche in programma di andare con la Subaru a fare questo campionato. Magari vediamo le altre. Comunque andiamo con l'inizio, dai. Benvenuti ad una delle competizioni automobilistiche più impegnative e appassionanti del pianeta, il campionato del mondo di rally. Prendete i migliori piloti del mondo, aggiungete le auto più incredibili, infine mischiate con catrame, terra e ghiaccio. Il mondiale si disputa tra i rivali più agguerriti di tutti i tempi e non crediate che a vincere sia colui che taglia per primo il traguardo. Ogni rally infatti è diviso in prove e i punti vengono assegnati ai tempi più veloci utilizzati per completare l'intero evento. Le vetture in gara portano il nome di alcune case automobilistiche ben note, ma sotto la carrozzeria dimostrano di essere macchine costruite apposta per correre rally, dotate di quattro ruote motrici, turbo a iosa e centinaia di cavalli. Nel mondiale rally non si tratta solo di vincere, ma di sopravvivere. Cosa che noi dovremmo evitare di accappottarci male, di cadere nei burroni anche. Allora, difficoltà, abbiamo solo principiante normale, esperto non ce la dà perché dobbiamo vincere prima il campionato con una di queste due difficoltà. Vabbè, andiamo normale, dai, andiamo normale. Come ho detto ragazzi, c'è questo strano problema che appunto prendendo la Subaru, stranamente, crasha, non so per quale motivo, quindi non si può fare. Tra l'altro c'è anche Richard Morse qui, che forse andremo a vedere il prossimo gioco di rally. Quindi niente, non si può prendere la Subaru. Vabbè, non era neanche in programma in realtà di andare di Subaru, però avrei fatto un pensierino. Focus l'abbiamo già vista, anche la PG l'abbiamo già vista, anche se le livree sono leggermente diverse. Poi c'è la Citroen Xara, vabbè, questa qua rossa. La Skoda Octavia, molto brutta questa, devo dire, questa forse è una delle più brutte. C'è la Hyundai, che c'era anche nel VRC2 se non ricordo male. Poi c'è la Mitsubishi Lancer, le macchine sono poche però. Boh, non lo so raga, la Focus l'abbiamo già vista nel 3 mi pare, nel terzo VRC. Peugeot idem, Subaru non l'abbiamo presa mai, però come ho detto crash selezionandolo, un peccato. Mi sa che andiamo di Mitsubishi Lancer a sto punto. La Hyundai pure non è che mi garbi più di tanto, esteticamente dico, quindi rimane la Lancer. Vediamo che piloti ci sono. Tommi Mäkinen ha solo due. Freddy Lux. Vabbè, si può andare con Tommy che tra l'altro ha vinto ben quattro campionati, quindi già pilota molto esperto. Ma sì, no, andiamo con Mitsubishi. Pochi rally sono prestigiosi e affascinanti come quello di Monte Carlo, prima tappa del campionato del mondo. Si parte da Monaco e si prosegue su per le strade alpine verso nord, prima di tornare a correre nel Principato. Si corre interamente sull'asfalto, ma neve e ghiaccio sono sempre pronte a cogliere di sorpresa. Essendo l'evento storico del mondiale, questo è il rally che tutte le scuderie vogliono davvero vincere. Eh beh, il rally di Monte Carlo c'è sempre stato, non so quanti anni, ma dal 1911 direi, sì, quindi veramente da un botto. Allora, prima tappa, non so quante sono le tappe, vedremo, questo dovrebbe essere il setup, non tocco nulla, non vorrei fare danni. Quindi andiamo subito con la gara, ci sono anche due shutdown, ma lasciamoli lì, andiamo in gara noi.
Quindi, come ho detto, peccato, c'è sempre qualche intoppo in questi giochi di guerra, c'è anche negli altri. Qui sembra che comunque va fluido il gioco, non da rallentamento, almeno per ora. Ho fatto un paio di prove, vediamo se regge. Ma crasha se prendi la Subaru, no? Non so perché, non ho idea. Ok, graficamente siamo tornati indietro, rispetto il capitolo a seguire, perché questo è il primo, non è che sia, però ho notato che di guida è molto, allora, devo dire, mi sembra buono, cioè easy. Quindi vediamo un attimino, è molto simile al VRC2, che come ho detto erano più o meno tutti degli stessi sviluppatori. Tanto anche questo, perché con il rallentamento ce l'hanno, potrei risolvere con qualche modifica che ancora non ho fatto, perché voglio capire se va anche senza fare la modifica. Purtroppo questi giochi hanno secondo me un limite di FPS usandoli con l'emulatore, perché ho letto anche questa cosa, soprattutto i giochi di rally. Quindi si potrebbe risolvere quando usi con l'emulatore facendo un paio di modifiche. Graficamente è molto diciamo peggiorato rispetto gli altri capitoli, ma ci sta, questo è il primo. Abbiamo 5 secondi solo su Sainz. Tra l'altro qua c'è anche la visuale dal volante, cosa che negli altri non c'era, cioè non si vedeva proprio. Questa è molto molto realistica questa visuale, ma non si vede un cavolo. Ci sta anche quella dal cofano. Sì, qualche piccolo rallentamento c'è, ma come ho detto potrei risolvere con quello stratagemma che faccio sempre, perché ancora, come ho detto, non l'ho fatto. Quindi adesso voglio provare a finire così. Abbiamo perso un botto nel tratto finale, solo un secondo gli abbiamo dato. Vabbè, com'è per uscire qua? Opzioni. Ci interessa mettere nomi, andiamo avanti. Ah, quanti sono i piloti? Tanto per curiosità. Ah, beh, sono 21, quindi non sono neanche pochi. Sono un bel po', comunque primi con poco distacco nella prima tappa, questo è già più equilibrato, non so quante tappe ci sono, ma vediamo, e non so nemmeno se ci saranno le eventuali riparazioni alla macchina. Vai, vai, pronti con la tappa 2. Ah, sembrerebbe anche basso, però è al massimo, ma sembra basso la voce del copilota, non vorrei dire niente, però è tutto al massimo. Buona anche questa cosa, che abbiamo una specie di minimappa lì in alto dove ci fa vedere più o meno il percorso. In realtà si può anche disattivare quello, però vabbè. Comunque abbiamo messo difficoltà normale, ma non sembrano scarsi, eh. Non mi sembrano scarsi per niente. Però si guida benino, dai. Pensavo peggio. Frena bene, gira bene più o meno. Abbiamo fatto un errorino, ma
Per frenare frena, rispetto magari agli altri VRC che non frenava un cavolo. Solo che non mi piace molto la Lancer, è una macchina che non prendo quasi mai nei giochi di rally, mi garba molto, subisce Lancer. Però vabbè, non l'abbiamo ancora mai usata, quindi c'è stato giusto per variare un po', è sempre la stessa macchina, no? Distacco abbastanza minimo, un secondo. Tappe corte, per il momento tappe cortine, durano poco più di 2 minuti, ne so. È lungo. Allora, mi sembra che comunque giri meglio. Adesso c'è qualche rallentamento ancora, ma di sicuro non è come negli altri che rallentava del botto. Poi ripeto, posso fare quella modifica all'emulatore, dovrebbe risolvere, però per ora voglio provarlo così, vediamo se non mi dà tanto fastidio qualche micro rallentamento, però ogni tanto, non è sempre. No, qui ho frenato per niente, ho sbagliato. Tutto rettilineo, qui ho perso, sì. 2 secondi da Sainz, quindi. Ma in realtà ho frenato pensando che c'era una mezza curva, non c'era la curva, non c'era la curva. Vediamo la classifica, scendiamo. Sì, di un niente, però scendiamo, quindi. Carlo Sainz che è in quel campionato non so che era del 2001, sì, era con la Focus. Mi sa che non ci sono i danni, non vorrei dire niente, a quanto pare sembra che non ci fanno modo neanche di riparare la macchina, adesso non lo so, però sto notando sta cosa, quindi non è propriamente molto realistico come gli altri VRC. Però ci sta, questo era il primo, quindi non è che potevamo fare di più. No, però gli indicatori lì in basso ci sono, però non so se effettivamente rompendo la macchina poi ci dà modo di ripararla. Io al momento non ho ancora rotto niente, però proverei a evitare di rompere tutto. Sto per guidare bene. Sainz è sempre al secondo, 180 fa, sono 180, non è lento a 180, tra l'altro sembra che va al limitatore in certi tratti. Sembra un po' lentina a 180, non vuole dire niente, però. Una cosa buona è che frena bene la macchina e gira pure bene. Forse anche troppo gira per i miei gusti, però. Difficoltà molto, molto giusta. Siamo a normale, ma direi che è abbondantemente perfetta. Cioè, se sbagli perdi non tanto, però perdi. Una difficoltà pure giusta. Infatti siamo in vantaggio di un niente. Neanche di un secondo. Poi bisogna capire se sta Mitsubishi Lancer è pure lenta rispetto alle altre. Tappe corte però, sto notando veramente questi minuti 22 durata. Abbiamo perso anche qui nell'ultimo tratto, però perdiamo sempre nell'ultimo tratto a quanto pare, quindi. Quindi la classifica dopo 3 tappe siamo sempre uguali, siamo sempre secondi, il terzo è già 15 secondi, quindi. E poi ci sono gli altri che addirittura, oh, come fanno a essere già 4 minuti. Tappe così corte già 4 minuti, mi sembra strano, vabbè. Cioè, non durano neanche 1 minuto e sono già 4 minuti certi piloti, vabbè.
Sì, sto notando un po' il caricamento lentino della prima di fare la tappa. È un po' buio, leggermente buio. Riusciamo a tornare primi a superare Sainz con la Focus, la classifica generale. Questa mi sembra tappa lunga perché non abbiamo manco fatto un settore ancora. Questa è lunghetta, mi sa. Questa mi sa che è lunghetta. Prima di tornanti. Sempre Sainz in seconda posizione. Boh, mi sembra un po' basso, ma è al massimo. Ho controllato, però mi sembra basso la voce del copilota. Effettivamente, però è tutto al massimo. Questa è lunga di tappa, sì, questa dura. Quindi c'è un misto di tappe corte ma anche tappe lunghette. Ah, sta lanza mi sembra lenta, raga. Non so voi, ma nel dritto non mi convince. Fanno, cioè, ne è a 173 adesso. Mi sembra lenta. Sicuramente la Focus e la Subaru erano più forti nella carta, anche la Peugeot. La che abbiamo preso noi sicuramente era un pochino meno costante del solito, però stiamo guadagnando ben 3 secondi. No, si guida bene. Oh, per ora. Ecco, qua si è attivato il cazzo di analogico. Porca di quella. Cazzata che. Si è attivato. Vedi, si è attivato l'analogico. Che maledetto che si è attivato l'analogico. Ma ci ha fatto perdere un'ora. Sta tenendo le ruote verso verso destra. Schifoso. Che io non guido con l'analogico in sto gioco. Con i test direzionali. Ah, ha perso un'ora qua. Una maledizione. Ci siamo giocati il rally. Porca di quella. No, ma il fatto è che io questi giochi di rally uso tasti direzionali che sono più reattivi, l'analogico non lo uso, però ogni tanto si attiva da solo e stranamente rimane con le ruote girato a destra e a sinistra e la macchina è inguidabile, infatti ho perso di un'ora, peccato, mi sa che il rally è perso, abbondantemente pure direi, abbondantemente pure. Mamma mia, quanto si perde però sbagliando, eh. Stavamo andando bene, peccato, prima di quella cavolata. Ma niente, sono intoppi che dobbiamo mettere in conto, raga, mi dispiace. Scendiamo, scendiamo, no, aspetta, scendiamo terzi, ma non vinciamo più il rally, anche perché non so quante tappe manca, adesso c'è la quinta. Magari riusciamo a prenderci il secondo posto. Che peccato che si è attivato quel problema dell'analogico che. Vado molto più forte con i tasti a croce. Occhio qua, ma qua. Dobbiamo recuperare subito. Sì, graficamente non è un granché, però ci sta.
Occhio al primo URCD di questi qua. Masso. Boh, i danni comunque non ho capito dove ci sono, bruh. Cioè, al momento non... ho perso anche qua, 3 secondi. Cioè, veramente non lo so. Non ho capito se ci sono i danni. Perché se non ci sono i danni comunque ci rende la vita facile. Meno simulativo. Ah, no, ci sono, ok. Ecco, volevo giusto un attimino tentare la qua, che già non cammina più. Ok, no, i danni ci sono, va bene. Fatta apposta, mi sono schiantato io per vederlo, Ho pure guadagnato, ma com'è possibile? 6 secondi ho guadagnato, mi sono pure schiantato. Strano. Mi schianto e guadagno, al contrario. Abbiamo danneggiato lo sterzo, forse. Comunque è bello questa cosa che ci sono tappe miste, tappe corte, tappe lunghe. Questo è già buono. Infatti anche questa è lunghetta, quindi ci può stare. Vediamo se... abbiamo riperso un'eternità. Da 2 secondi, da 6 secondi siamo tornati a 2. Ma abbiamo compromesso tutto con quella tappa dove ci siamo... Abbiamo perso molto lì, ho fatto tutto quel casino con l'analogico, non riuscivo a guidarla più la macchina lì, purtroppo. Quindi. E sicuramente ormai primo non lo prendiamo più. Però vediamo se riusciamo almeno ad arrivare secondi. No, la difficoltà mi sembra abbastanza giusta, né troppo difficile né troppo facile, quindi ci sta se sbagli che perdi, ma se guidi bene guadagni. La difficoltà mi sembra abbastanza fattibile. Adesso non so se dopo questo c'è un'altra tappa. Ultimo tratto. Troppo il guardrail qua, ho perso altri secondi, ho perso però qualcosa. Non lo so se basta per rimanere almeno secondi, vediamo un po'. Andiamo a vedere un attimo la classifica. Sì, torniamo secondi, però quei 20 secondi. Ok, no, è finito perché infatti i risultati finali di Rally di Monaco, quindi solo 5 tappe prendono punti fino al sesto, quindi al sesto posto con un punto. Noi abbiamo preso 6 punti, peccato che per poco non potevamo anche vincere, però ci siamo giocati tutto in quella tappa dove abbiamo fatto un casino della Madonna. Vabbè, raga, dai, allora direi a sto punto ci vediamo alla prossima, un rally di Svezia, e niente, dai, voi fatemi sapere se vi può interessare anche questo WRC, come ho detto, me l'avete chiesto, quindi lo porto, poi come ho detto, magari potremmo fare anche qualche altro titolo di rally, vediamo, ce ne sono molti, quindi comunque voi fatemi sapere, in descrizione trovate la pagina Facebook, Twitter, profilo Instagram, noi ci vediamo alla prossima, saluto a tutti da Dex0689.